tre reti, qualificazione riaperta e tante buone notizie in vista di un avvio di campionato senza partite davanti al proprio pubblico. E come se il Teramo volesse nel frattempo lasciare negli occhi degli spettatori del Bonolis la sensazione che questa stagione sarà migliore di quella che il diavolo si è già da tempo lasciata alle spalle. Con Tulli trequartista dietro la coppia Foggia-Fratangelo, la squadra di Asta sconquassa già in avvio una contesa iniziata con mezz'ora di ritardo per un problema al pullman che portava il Racing Fondi in Abruzzo. La doppietta dell'ex attaccante del Sud Tirol tra il nono e il quindicesimo indirizza la gara sui binari più favorevoli alla formazione biancorossa, ma soprattutto sono la più limpida certificazione che questa squadra, con Varas all'esordio da mezzala e De Grazia a costruire gioco, ha già impresso il marchio di fabbrica del proprio allenatore. Il tris firmato Carlo Ilaria al 17esimo chiude la partita quando la contesa è ancora agli albori, ma si intuisce che in questa appendice preferragostana di coppa per la formazione di Giannini proprio non ce n'è. E dire che i laziali schieravano davanti due vecchie conoscenze del calcio abruzzese come Ciotola e De Sousa, nulla a confronto con la batteria di attaccanti di Asta che corre, pressa, crea e sfiora la rete talmente tante volte da riuscire a soddisfare nei primi 25 minuti anche il proprio allenatore. L'unico sussulto degli ospiti al 24esimo con Uzzeri che chiama la super risposta Lewandowski prima di lasciare il terreno di gioco a Corticchia. A 7 dall'intervallo il contropiede in superiorità numerica della squadra di Asta mette Fratangelo nelle condizioni di sparare verso Montaperto, ma la conclusione è smorzata dalla chiusura di Vastola che la rende praticamente innocua. La ripresa è a ritmi più blandi, allora ci pensa Foggia a dare uno scossone al minuto 63 con la battuta dal limite dell'area di rigore che però non inquadra lo specchio della porta. Asta toglie un positivo Varas per inserire un altrettanto positivo Paucci che dopo qualche minuto centra il secondo legno della gara. All'80esimo ancora Speranza di testa corregge la traiettoria dal corner di Paucci, ma la sfera sorvola la traversa, finisce 3-0 e adesso bisogna sperare nella sconfitta della Fermana nell'ultimo turno del triangolare. Nel post gara Asta conferma i progressi della sua formazione, i calendari però con le due trasferte intervallate dal turno di riposo proprio non gli sono piaciuti. E riesce a sbloccare la partita, su un paio di circostanze ci siamo trovati il momento favorevole per raddoppiarla e poi andava tutto in discesa, ecco. Però non voglio vederla tutta così positiva, ma non perché non voglio, vorrei, ma ancora non è, perché c'è momenti in cui dobbiamo migliorare nel fraseggio, nel possesso palla, lì è molto, c'è momenti in cui dobbiamo gestire la palla in una certa maniera, però è il momento di crescita, era normale, e questo non deve far pensare che noi siamo prontissimi, ma quello che mi dà fastidio, ma non è che mi dà fastidio, purtroppo è capitato così, purtroppo il computer forse ha fatto uno scherzo, perché mi sembra assurdo veramente che noi giochiamo a fine, cioè quattro partite in casa, cioè due fuori casa e una riposiamo. Io l'ho trovata appena, ho visto subito anch'io in diretta, eravamo qua con il mio staff, ho detto no, ma è uno scherzo, dai, no, non ci voglio credere. Forse come noi c'è anche la Juve Stabia, poi ci sono un paio, cioè, però su 57 squadre, due devi avere una sfiga della Madonna, scusatemi, non è un dito, perché così va bene tutto, siamo stati noi tra quelli così, perché ok, non puoi fare altrimenti, però la prima fuori casa, riposi e dovevi stare in casa, ecco, nella logica. In campo siamo stati, abbiamo dimostrato di non essere ancora pronti, non è funzionato soprattutto nei primi 20 minuti, abbiamo regalato occasioni anche noi nel momento in cui avevamo palla, abbiamo voluto fare cose difficili, che in questo momento oltretutto non possono riuscirci perché non abbiamo ancora la gamba a posto, non abbiamo i 90 minuti, come d'altronde anche loro. Quindi tutto diventa più difficile per noi, è diventato tutto più difficile.